Il complesso, costituente l'antico priorato di Piona, sorge sull'estremità della penisola dell'Oggiasca, nella parte settentrionale del lago di Como, ai piedi del Monte Legnone e, seppure appartata, quasi nascosta dal promontorio del Montecchio, è in realtà posta su un'importante strada che un tempo collegava la pianura padana ai paesi d'Oltralpe. Da Lecco si percorre la statale numero 36 verso nord. 4 km dopo l'abitato di Dorio si troverà sulla sinistra l'indicazione per l'abbazia di Piona, dove ci si arriva dopo 3 km. La costruzione attuale risale al XII secolo. All'inizio del Novecento è stata scoperta un'iscrizione all'interno della chiesa affermante che la stessa era stata consacrata dal vescovo di Como, Ardizione, alla Vergine Maria nel 1138. Dopo questa data, probabilmente nel 1154, i monaci benedettini dell'Ordine dei Cluny si insediarono. I motivi del cambiamento di titolazione da Santa Maria a San Nicolò rimangono tuttora oscuri, forse dovuto al culto di San Nicola di Bari, che in Italia andava destandosi dopo il 1087, con la caduta di Mira sotto i musulmani e la traslazione delle spoglie a Bari. Altre due iscrizioni, ben più importanti, sono state trovate nel muro interno del chiostro. L'una afferma che quest'opera fu fatta nell'anno corrente, 1252, da Bonacorso di Canova, da Gravedona. La seconda iscrizione afferma che il chiostro venne fatto al tempo del priore Bonacorso di Canova, figlio di Gregorio, nell'anno 1257. Nei documenti dell'epoca, il priore Cluniacense di Piona risulta esserlo anche della chiesa di San Pietro in Vallate, a Cosio Valtellino. Tuttavia, nelle carte dell'abbazia di Cluny c'è l'atto di fondazione di quest'ultima nel marzo del 1078, ma non di Piona, che deve quindi essere stata un'acquisizione posteriore. Nel 1906, durante i lavori di restauro, si rinvenne, utilizzato come architrave, un cippo in marmo di musso bianco con una iscrizione. L'iscrizione asseriva che Agrippino, XIII vescovo di Como, all'inizio del VII secolo costruiva un oratorio dedicandolo a Santa Giustina Martire. Nel 1593 il vescovo Feliciano Ninguarda, durante una visita pastorale, annotava che dietro il monastero c'era una cappella di Santa Maria che appariva antichissima. In una mappa del catasto teresiano del 1722 si vede ancora una costruzione di 10 metri per 4. Si ipotizza che l'oratorio sia andato distrutto nel crollo del campanile del 1663. Un documento della casa madre di Cluny del 1367 afferma che nel monastero officiano 8 monaci oltre il priore. E ancora nel 1840 è documentata la presenza di monaci cluniacensi. Alla fine del XV secolo, con bolla papale, il priorato fu eretto in commenda. La partenza dei monaci segnò il declino del priorato, perché i commendatari avevano cura solo di trarne i maggiori profitti. Solo nel 1488 si ha notizia sicura del primo commendatario, Daniele Birago, patrizio milanese, e arcivescovo di Mitilene. Le condizioni del priorato alla metà del XVI secolo erano deplorevoli, come testimonia Paolo Giovio in una descrizione del 1559. Nei 3 secoli successivi si avvicendano diversi commendatari, finché l'ultimo, Giuseppe Bertieri, vescovo di Como, non fu espropriato con legge 8 giugno 1798, che autorizzava il direttorio della Repubblica Cisalpina a sopprimere le corporazioni religiose e ad incamerarne i beni a favore della nazione. Nel 1801 i beni furono venduti al cittadino rigionese Ercole Salis e a questi succedettero nella proprietà varie famiglie benestanti del lago, finché l'ultima proprietaria, la famiglia Rocca, non la donò nel 1937 ai monaci cistercensi di Casamari. L'edificio attuale a navata unica è il risultato di un allungamento della precedente chiesa del 1138 e presenta una pianta irregolare di 8 metri per 27.
La chiesa ha oggi un campanile quadrato che è stato ricostruito alla fine del XVIII secolo, in seguito al crollo del campanile precedente, che era di forma ottagonale su base quadrata. L'abside con copertura a botte è decorata con lacerti di affreschi del XII secolo. Vi si può vedere nella mandorla il Cristo Pantocratore. Sotto sono affrescati gli apostoli in posizione bizantineggiante. Qui è possibile osservare un'urna cineraria pagana contenente i resti della giovane chiamata Festina. Il chiostro ha una pianta irregolare che gli dà un aspetto romboidale. Era chiuso da archi a sesto pieno poggianti su colonnine e capitelli, diversi uno dall'altro. L'aspetto equilibrato e armonioso è tipico dell'architettura romanica, anche se nei capitelli si sente l'influenza del gotico cluniacense puro. La parete nord del portico è ornata da un affresco che simboleggia una sorta di calendario simbolico, con scene che fanno riferimento a singoli mesi o stagioni dell'anno e rappresentanti i lavori agricoli tipici del periodo. Questo disegno è una striscia che percorre la parete, di non eccelsa fattura artistica, ma molto interessante per la testimonianza che dà della vita quotidiana e dei lavori agricoli che venivano eseguiti. Residui di affreschi più o meno leggibili si trovano anche nelle altre parti del chiostro. Il chiostro è stato restaurato nel 1965. Questo complesso, costituente l'antico priorato di Ipiona, sorge sull'estremità della penisola d'Olgiasca, nella parte settentrionale del Largo del Como, ai piedi del Monte Legnone, e seppur appartata, è posta su un'importante strada che collega la pianura padana ai paesi d'Oltralpe.